Ma perché Padre Pio amava tanto la Madonna, no? In questo tempo, in questo mese di ottobre, che è il mese che noi come cristiani, come abbiamo già detto altre volte, dedichiamo alla devozione alla Madonna del Rosario, questa preghiera che veramente dovremmo un po' tutti riscoprire, questa preghiera che Padre Pio tanto, ma tanto raccomandava, insieme chiaramente ad altri santi. E ancora oggi mi sento di dirvi, tornare in famiglia, per esempio, a dire il rosario, a recitare il rosario con i propri cari, con i propri figli, ma sarebbe, secondo me, la soluzione di tanti problemi interiori. Sarebbe un'ottima, un ottimo, tra virgolette, strumento, o meglio, un'ottima testimonianza per educare i figli. Ma perché Padre Pio amava la Madonna? Una email che è arrivata qualche tempo fa e che ringrazio per questa domanda, diceva: ma secondo me Padre Pio amava la Madonna perché già da così come la chiamava la mammina, vedeva in lei una mamma, vedeva in lei, ecco, la possibilità di godere anche, ecco, della necessità per un uomo di sentire la tenerezza materna. Cioè, mi ha fatto capire che quasi Padre Pio avrebbe amato la Madonna in quanto sarebbe stato carente di affetto materno. Questo non è affatto vero, perché la storia dimostra come l'amore tra Padre Pio e la mamma fosse veramente un amore forte, autentico, e come la mamma, nella sua semplicità, la mamma, nella sua fede profonda, amasse il proprio figlio. Quindi Padre Pio amava la Madonna certamente perché sentiva in lei la mamma del cielo, come dovremmo sentirla tutti noi. Ma se andiamo a leggere gli scritti di Padre Pio, in cui parla della Madonna, bene, Padre Pio è perfettamente in linea con l'insegnamento della Chiesa e anche evidentemente avrà letto qualcosa di San Bernardo. E Padre Pio, per me, vedeva nella Madonna non solo la mamma, ma amava la Madonna perché attraverso di lei poteva contemplare il mistero di Gesù Cristo. Poteva contemplare il mistero della salvezza. D'altronde, che cos'è il rosario, la preghiera del rosario per ciascuno di noi? Noi spesso recitiamo questa preghiera in maniera automatica, no? A iniziare da me. Non ci soffermiamo come dovremmo sui misteri del rosario. Appunto, i misteri del rosario. I misteri del rosario non sono altro che delle piccole finestre attraverso cui iniziare a contemplare e poi piano piano penetrare nei misteri della salvezza di Gesù, a iniziare dalla sua incarnazione avvenuta grazie al sì di Maria, avvenuta per questa disponibilità di Maria, i misteri di salvezza che Gesù ha incarnato nella gente, tra la gente, nei suoi anni della sua missione, della sua predicazione. La salvezza della croce, della passione, la salvezza della risurrezione e la salvezza che Lui ci ha lasciato attraverso l'azione della Chiesa. Allora Padre Pio amava la Madonna veramente come mamma e come mamma attraverso la quale lui poteva contemplare il mistero del figlio Gesù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!